Siamo qui quest'oggi, raga, per fare un esperimentone molto, 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 molto. Quest'oggi cercheremo di vedere cosa succede se cerchiamo di distruggere non solo la casa di Trevor, ma anche quella di Franklin. Quindi, prima di cominciare, mi raccomando, un pollice in su e un commento qua sotto con scritto sotto il ponte. Quello che cercheremo comunque di fare non è distruggere la casa, cioè io vado lì da Trevor e gli sparo due razzi. Vorrei farlo anche con lui davanti per vedere come potrebbe prendere questa cosa. Cioè, solo lì dico, bella Trevor, come va? Mentre lui si avvicina, aspetta un attimo, gira di così là. Stavo dicendo, mentre praticamente andiamo lì per salutare, per avere le cose cordiali, in pratica gli tiriamo un missile contro la casa, una roba del genere, e vediamo un po' come potrebbe prendere questa cosa, se appunto si arrabbia, se bestemmia, se ci manda dei messaggi con delle madonne dietro, non lo so raga, sono curioso, cercheremo di vedere questa cosa non solo appunto con Trevor ma anche con Franklin. Guardate quanto è bella così l'Emperor, dovrebbe essere così di fabbrica. Prima cosa raga, voglio andare direttamente a casa di Trevor e sparare qualche missile contro casa sua. Adesso Trevor abita circa qua, ovviamente in questo salvataggio raga ho tutti i personaggi vivi, vedete, Michael, ho Trevor e ho Franklin. Ora spero che Trevor non sia qua e invece io ho la fortuna al contrario. Ma che, oh no, ma è sopra evidentemente, diventa Trevor e fila via. Con Trevor andiamo qua sotto, dopodiché ritorno di nuovo con Franklin e dovremmo potergli bombardare la casa senza fastidi, senza rotture di balle, a meno che Trevor non sia tornato indietro. Non c'è più Trevor raga, adesso c'è quel cretino di Ron. Ma sempre ubriaco Ron. Ciao Ron, come va? Non puoi interagire con Ron. Ron raga probabilmente non sta bene, ma se gli sparo scappa. Per spiegarvi meglio, se vado da Michael e gli sparo razzi contro la casa eccetera eccetera eccetera, Michael si rompe le palle. Ma non l'ho mai fatto con Trevor e con Franklin. Io sta cosa adesso raga non so se si lamentano oppure no. Detto ciò, lancia razzi e spariamo qualche missile contro il coso di Trevor. Vediamo un po', vai. Scappa via Ron o se ne frega. Ma Ron è un cretino. Ron, ho sparato un missile. Raga, ma Ron è scemo. No, 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 buono cane, buono. No, 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 vai da Ron. Mi sta chiamando Trevor, attenzione. Non sono riuscito a tirare su, raga. Ma vaffanculo. Adesso le guardie. Spera, raga, Trevor si stava incazzando. Leva ste guardie che santo Dio. Spara ancora qua. Ron c'è ancora. Ron è lì che non gliene frega apertamente un cazzo proprio, cioè. Va bene, vai. Io volevo rispondere a Trevor, ma non mi ha permesso di farlo, quindi... Il menefreghista... No, Ron! Trevor! Vai, Trevor! Ok, Trevor in pratica ci chiede di smetterla di sparare razzi. Ma se io dovessi continuare, raga, facciamo una cosa, continuo. Voglio vedere raga se riusciamo a provocarli in qualche modo, perché sapete che vi danno tipo degli avvertimenti, no? Dopodiché ci menano. Adesso io voglio vedere sta cosa, se accade oppure no. Ma ho finito i razzi? Vabbè, c'ho questi qua, va bene lo stesso. Cioè, io spero mi chiami ancora. Prima non avevo risposto, ora vorrei tipo una minaccia o un qualcosa di minatorio. Vai, si è aperta la porta? Raga, ma si è aperta la porta, un attimo. Trevor non l'ho ucciso, non è che stavo uscendo per menarmi e l'ho ucciso. Trevor non c'è? No, raga, non c'era. Non c'era il modo più assoluto. Mi si è aperta la porta, ma va bene lo stesso. Trevor direi che dovrebbe rompersi le palle abbastanza in fretta. Però non sembra reagire a questa esplosione così, diciamo, fraudolenta, no? Se ne sbatte pienamente le palle. Comunque, la casa di Trevor è stata bombardata. Trevor ci telefona, dopodiché non dice nulla. Però si è aperta la porta qua. Io non so per quale motivo. Addirittura si sono rotte delle cose dentro, no? Mi ricordo ancora quando ho preso tipo un infarto col tizio qua. Trevor, per preparare il pollo alle mandorle iniziate preparando gli aromi. Va bene, comunque qua raga brucia tutto, tutto normale, ok. E Trevor non dice nulla. Ron, poveretto, c'è rimasto, ma questo è normale. Quindi Trevor, se non è presente, ci telefona. Ma se lui fosse presente e se lui vedesse questa cosa, ok? Vediamo un po'. Voi sapete che per salvare quest'uomo che mi stava sparando avete pestato la testa di questo che è ancora vivo. Adesso io mi teletrasporto per far ricaricare la mappa. Dopodiché torno qua, ci porto anche Trevor e cerco di fargli assistere a questa roba. Voglio che lui mi venga a bestemmiare in faccia. Vediamo un po' se Trevor è comparso adesso oppure no. Trevor non c'è, divento Trevor. Cerco di stare lontano, non vorrei che rompesse le palle. Vorrei evitare che tipo prendesse paura, perché quello che temo io è che possa spaventarsi e possa scappare via. Quindi divento Franklin. Ora Trevor è qua in fondo, ok. Vediamo se sparo un missile, se si spaventa oppure no. Sta fumando e se ne sbatte, molto bene. Vediamo un po' ragazzi, mi viene tipo a picchiare oppure no. Chi è che mi spara? Buono te. Trevor ce l'ho qua e lui sta assistendo a quello che sta accadendo a casa sua. Signor Trevor, io qua ormai non ci sto capendo un c***o, quindi vorrei vedere lei. Boh, ragazzi, sinceramente non ce lo vedo molto, cioè non è così preso da questa cosa, eh. Ti è volato via anche il divano, Trevor. Magari, raga, ho capito, aspettate. Ricarico il salvataggio perché qua mi ha già chiamato, quindi secondo me non mi chiama una seconda volta. Vediamo. C'ho il veicolo, qua c'ho casa mia, quindi c'è la casa, la vedo, sono Trevor, ma gli occhi ce li ho, cioè non è che sono stupido. Divento Franklin. Ora in questo momento non ha ancora ricevuto minacce da parte di Trevor, che come possiamo ben vedere, adesso mi metto le armi, è qua. Questo è Trevor, non è che uno lo vede e dice porca vacca c'è Topo Gigio, Jerry Calla dell'altro giorno. Oh, non crepa! Oh madonna, ma Jerry quanta cazzo di vita hai? E invece assolutamente no raga, è Trevor che sta fumando. Adesso prendo il lanciarazzi e cerco di sparare come un cretino contro sta roba. Trevor non scappa, volendo potrei avvicinarlo un po' di più. Vediamo raga, vediamo.
Esplode tutto. Trevor qua se ne sbatte le palle completamente. Sparo qualche razzo contro casa sua. Vediamo se ci chiama rompendosi i maroni. Non sembra però. La macchina? La macchina si è rotta. Cioè, raga, se ne frega proprio. Non mi chiama. Allora, se Trevor è presente, mi vede sparare i missili, non mi dice niente. Se io dovessi spostarlo, guardate. Adesso divento Trevor, me ne vado. Tipo, me ne vado qua. E gli ribombardo la casa. Dovrebbe rompersi ora, teoricamente. Cioè, non è che gli hanno tirati due. Gli hanno tirati un bel po'. Forse con Trevor vicino si bugga la zona. Trevor? Si era buggata la zona. Stop firing rockets at my home. Trevor si arrabbia, ok. Però se è qua presente di persona non mi fa assolutamente niente. Se non è presente ti rompo i maroni. Beh raga, bruciassi la casa secondo me fa la stessa cosa. Se sparassi raga dice qualcos'altro. Vediamo un po'. Perché si apre la porta? Io non l'ho sbloccato, appena caricato il gioco. Nulla, piena di piombo ormai, eh. Piena di piombo, glielo impiombo. Ah no, rompe le palle anche così. Stop shooting up my home. E non puoi tirare razzi, e non puoi sparare. Trevor, posso fare qualcosa con casa tua, a parte dire che fa schifo? Ma se lanciassi molotov, è la stessa cosa. Lancio le molotov o lancio le granate? Molotov sarebbe così, eh. Però tipo devo dargli un timing, se no non va. Si rompe le palle, si accorge che gli stiamo bruciando casa. Ora mi sposto davanti al tempo e gli lancio le granate. Vediamo un po'. Tranquillo Trevor, tutto normale. Dice qualcosa? Non dice nulla al momento. Con le molotov si prende male. Con le granate, secondo me non sa cosa dire a sto punto. Se gli bruci la casa rompi i maroni. Se gli spari rompi i maroni. Se gli tiri razzi ti chiama. Per il resto tutto normale. E se uso questo tipo? Oh, te ne ho sparati, eh. Ho ucciso qualcuno qua, raga. Non ho ucciso ancora quel co... di Ron, vi prego. Mi è venuto il mirino di qualcuno qua dentro. Vabbè, non dice nulla comunque. Proviamo a diventare Michael. Visto che Trevor c'ha un odio represso nei confronti di Michael. Vediamo un po'. Ma non toccare tua moglie, che schifo. Ziosi, dammi la forza, dove sei? Trevor, secondo me ci sarà anche un po' rotto c***o di questi missili. Trevor, mi sta chiamando. Dimmi. Mi ha messo giù? Aspetta un attimo, Trevor. Richiami, dai, fai il bravo. Voglio vedere se magari cambia tono, se dice... Eccolo qua, ecco Trevor, ok. Vai, Trevor. È cordiale. Non me lo aspettavo da Trevor. È cordiale. Ora facciamo una cosa. Provo verso la casa di Franklin. Perché Franklin appunto vede Michael e Trevor come lo zio Trevi, diciamo, e padre Michael. Circa, no? La casa di Franklin è questa, quella originale, senza fronzoli, eccetera eccetera eccetera. Missiloni raga, voglio che si rompa le palle, signor Clinton. Chop tra l'altro non è in casa. Ah, subito mi chiama Franklin. Mi chiama subito. Così. Ok, si è aperta anche la casa del signor Clinton. Molto bene, a questo punto mi sposto e gli sparo. Comunque, il signor Clinton, ragazzi, è abbastanza pacato. Non lo vedo infastidito da questa cosa. I razzi sì, ma i proiettili non sembra. Vado di molotov, perché diversamente... Ecco, ok, con le molotov si rompe le palle. Vedi, sei tu quello che hai appiccato l'incendio vicino a casa mia. Vicino, sono dentro casa tua, vicino dove? Praticamente non rileva gli spari, ma rileva le molotov. Signor Clinton è lì. Adesso io gli sono di bianco, ma io sparerò a casa sua. Vediamo un po'. Là, nulla. Ah no, se, ok, sei d'accordo, no, perché dicevo. Gli amichetti di Bobby, vi fate le pene con Bobby voi? Penso di sì. Franklin scappa. Volevo vedere se almeno avevo una risposta da parte di Franklin, che si è allontanato, spero per un motivo magari. Diciamo che... tutto bello, tutto è normale, ok. Prendiamo Franklin. Ah, è ancora qua Franklin, raga. Era qua dietro. Cioè, diciamo che si è spaventato. Mi stava tornando indietro. Noi abbiamo provato a sparare a Trevor, a Michael e a Franklin. Ma zia Denise, quel gnoccone di zia Denise, perché non ci pensiamo ogni tanto? Vediamo un po', raga, zia Denise come la prende. Zia Denise, come va? Cioè, diciamo che zia Denise dovrebbe sentirlo bene il suo colpo. Cioè, non è che gli sparo due robette. Gli bombardo la casa stile ziosi. Zia Denise... come va? Come è così, diciamo, assorta nelle sue cose che manco se ne accorge? Aspetta un attimo, ma è ancora viva? Ma no! Zia Denise! Vabbè, insomma. Soy de un barrio del ghetto, mírame con el debido respeto. Llevo metralletas como amuleto, le daré al gatillo, te lo prometo. Te lo prometo, te lo prometo. Ok, en este tema no me llames...